Benvenuti. Oggi vedremo la prima di tre puntate sulla storia dell'antico Giappone. Non tutta la storia del Giappone, naturalmente, un periodo abbastanza limitato, meno di tre secoli, fra la fine del 1500 e la metà dell'Ottocento. Ovviamente la storia del Giappone è molto più antica di così, anche se non tanto antica quanto la nostra. Primi che ci raccontano qualcosa del Giappone sono i cinesi nel primo secolo d.C., l'epoca dell'impero romano da noi. A quei tempi i cinesi però, quando parlano degli abitanti del Giappone, ne parlano come Tacito alla stessa epoca poteva parlare dei Germani, un popolo primitivo, diviso in tribù barbare. Ed effettivamente a quell'epoca non esiste neanche una cultura scritta in Giappone. Gli archeologi trovano dei resti, ma bisogna aspettare il V secolo perché i giapponesi comincino a scrivere. E lì nasce la storia giapponese. I giapponesi cominciano a scrivere con l'alfabeto cinese. E tutta la loro storia all'inizio è sotto questa grande ombra, no? Di questa immensa civiltà cinese. Qui, come dire, i giapponesi sono anche un po' gelosi. Ci tengono a dimostrare la loro identità diversa da quella cinese. Ci tengono anche a entrare in concorrenza con i cinesi. Se uno guarda il Giappone rispetto alla Cina, è un paese piccolissimo. Però fin dall'inizio i giapponesi ci tengono a essere un impero. I cinesi hanno l'imperatore e anche i giapponesi devono avere l'imperatore. Dopodiché la cosa curiosa è che per quasi tutta la storia giapponese l'imperatore non conta niente. Se ne sta relegato in un palazzo a celebrare dei riti e non ha nessun potere politico, un po' come adesso di nuovo succede. E chi comanda allora in Giappone? Ecco, io direi che tutta la storia giapponese antica è un'alternanza di fasi. Ci sono delle fasi in cui viene fuori una grande famiglia guerriera, un clan nobiliare che si impadronisce del comando dell'esercito, col titolo di shogun, che vuol dire proprio il capo dell'esercito. E allora in quelle fasi c'è un potere forte che impone la pace a tutto il Giappone. Poi ci sono fasi in cui invece comandano i signori feudali, i daimyo, come si dice, i capi degli innumerevoli feudi in cui è diviso il paese. Daimyo è una parola importante, la sentiremo pronunciare un sacco di volte durante questi documentari. È vero che a noi di solito quando si parla dell'antico Giappone viene in mente piuttosto un'altra parola, i samurai. I samurai in realtà sono dei servitori, sono i soldati al servizio dei daimyo. Dunque, la storia del Giappone è un'alternanza di periodi in cui un uomo forte, uno shogun, impone la pace e periodi in cui invece c'è l'anarchia dei daimyo, che si fanno la guerra fra loro e tutto il paese sprofonda nella guerra civile. Ma c'è anche un'altra alternanza, un altro ritmo che caratterizza la storia del Giappone ed è il diverso rapporto con gli stranieri, con le influenze straniere. Ci sono periodi in cui il Giappone è aperto verso quello che arriva da fuori e anzi addirittura i giapponesi provano una certa soggezione verso gli stranieri, tendono a imitarli. E ci sono periodi in cui il Giappone si chiude, in cui si guarda con diffidenza a tutto quello che viene da fuori, da oltre le 6.852 isole che compongono l'arcipelago giapponese. Ecco, il nostro documentario si apre alla fine del 500 proprio in una fase in cui il Giappone è aperto. Nei porti giapponesi arrivano continuamente navi straniere. E non è più però in questo momento l'influenza della Cina, quella che pesa sul Giappone. È già l'influenza dell'Europa. Alla fine del 500 siamo nel pieno dell'epoca delle grandi esplorazioni geografiche, dei grandi navigatori europei che stanno scoprendo e invadendo il mondo. In quel momento in Giappone sono soprattutto i portoghesi che arrivano. Ricordate che il Portogallo è affacciato sull'Atlantico, è stato un protagonista delle grandi esplorazioni. Dunque nei porti giapponesi arrivano le navi europee e sbarcano gente. E questa gente fa le due cose che interessavano più di tutto agli europei di quell'epoca: commerciare e convertire.
navi portoghesi sbarcano mercanti che vendono ai giapponesi delle merci mirabolanti, di cui i giapponesi sono avidissimi, in particolare le armi da fuoco. E le navi sbarcano preti, missionari, gesuiti, che cominciano a predicare il Vangelo e a convertire. Ecco, noi abbiamo la fortuna, questi europei dell'epoca, di vederli con gli occhi dei giapponesi, perché nella pittura giapponese sono raffigurati spessissimo questi barbari dell'Ovest, gli europei. E noi li vediamo come li vedevano loro. E cioè, va detto, come degli alieni. Questi europei della pittura giapponese sono degli esseri strani, goffi, con dei vestiti impossibili, però anche misteriosi, affascinanti. Ecco, quella è una di quelle fasi in cui i giapponesi subiscono il fascino degli stranieri. E quindi i missionari hanno successo. I giapponesi cominciano a convertirsi. I missionari battezzano daimyo, battezzano samurai, gente importante. E vengono un po' le vertigini a pensare a come sarebbe stata diversa la storia del mondo se alla fine del Cinquecento il Giappone si fosse convertito al cristianesimo. E invece è andata, come vedremo, in tutt'altro modo. Buona visione! I giapponesi compiono riti e cerimonie totalmente diversi da quelli di qualsiasi altro popolo. Ciò che fanno va oltre ogni immaginazione e si può ben dire che il Giappone sia l'esatto opposto dell'Europa. Per i primi occidentali che vi mettono piede, il Giappone è un paese misterioso. È la favolosa isola di Zipangu, di cui Marco Polo aveva solo sentito parlare. È la terra delle ricchezze che Cristoforo Colombo voleva scoprire con i suoi viaggi. Quando i primi portoghesi arrivano in Giappone nel 1543, il paese è dilaniato da una guerra civile. Dallo scompiglio emergerà un solo guerriero samurai, che darà inizio a un regime destinato a durare per più di 250 anni. Le testimonianze degli occidentali e dei giapponesi di quel periodo parlano di un mondo in trasformazione, di un'epoca di grande fioritura culturale, di rituali poetici e di feroci lotte per il potere. È il racconto dei primi scambi commerciali con l'Europa e della successiva chiusura delle porte verso l'Occidente. Queste sono le memorie dell'impero segreto del Giappone. Il 25esimo giorno dell'ottavo mese dell'anno dell'acqua e della lepre, una grande nave apparve al largo delle nostre coste occidentali. Nessuno sapeva da dove venisse. Come racconterà un monaco buddista, i samurai di guardia sono immediatamente inviati ad avvertire il loro signore. A bordo di queste navi ci sono stranieri che i giapponesi non hanno mai visto prima. Il feudatario locale, il daimyo, convoca i nuovi arrivati. Sono i primi europei a mettere piede in Giappone. È il 1543. Il daimyo è subito affascinato dalle armi di quei mercanti portoghesi, armi per lui strane e sconosciute. I giapponesi amavano le novità, le cose insolite. Era, per così dire, una loro mania. Per questo erano molto incuriositi dagli europei.
Dopo aver visto i portoghesi abbattere un'anatra, il daimyo decide di acquistare due pistole e chiede al proprio fabbricante di spade di farne delle copie. Si fa dare anche lezioni di tiro. L'arrivo di questi primi europei con le loro armi e la loro religione avrà conseguenze inaspettate. Quello stesso anno, in una famiglia di daimyo, nasce un bambino. Si chiama Ieyasu Tokugawa ed è destinato a cambiare il volto del Giappone. Come membro d'élite della classe dei samurai, è erede di una lunga tradizione. La tradizione di un mondo feudale di guerrieri samurai che governano per diritto di nascita e di spada. Il figlio di un daimyo deve abbandonare presto i giochi d'infanzia e iniziare l'apprendimento dell'arte della guerra. Quando Ieyasu è ancora bambino, suo padre è costretto a consegnarlo come ostaggio, a garanzia della sua assoluta obbedienza. Quando i bambini venivano presi in ostaggio, non erano considerati prigionieri. Faceva parte delle trattative politiche necessarie per la creazione di alleanze. Non c'era alcuna fiducia nel prossimo. Erano necessarie delle garanzie e a questo scopo erano usati gli ostaggi. Pur essendo un ostaggio, il giovane samurai viaggia secondo uno stile adeguato al suo rango di daimyo. Ancora non conosce il suo destino e non sa che non rivedrà mai più suo padre. Trascorrerà l'adolescenza da ostaggio e le sue sorti saranno legate ai tumulti della guerra civile. Tutto il Giappone era sconvolto da guerre. Il tradimento era molto comune e nessuno si fidava del suo vicino. Ci si alleava con una fazione per poi abbandonarla e passare a un'altra non appena il vento cambiava. João Rodrigues, tra i primi portoghesi a giungere in Giappone, è uno dei testimoni di quell'epoca travagliata. Arrivato come mozzo all'età di 15 anni, diventa presto un missionario gesuita. I mercanti portoghesi attraversano gli oceani per trovare nuovi sbocchi per i loro commerci, accompagnati da missionari gesuiti in cerca di anime da salvare. I gesuiti sono giovani e zelanti. Affrontano con coraggio le difficoltà di un viaggio lungo 2 anni per raggiungere il Giappone, una terra che ritengono pronta per la conversione. E inviano in patria racconti di un mondo affascinante e del tutto sconosciuto. Sono talmente diversi da noi che non ci assomigliamo praticamente in nulla. Questo non stupirebbe se fossero dei barbari. E invece sono sbalordito nel vedere che in tutte le situazioni si comportano da persone colte e ragionevoli. Non mi sarei mai permesso di affermare una cosa del genere se non avessi avuto modo di frequentarli così a lungo.
I missionari consideravano i giapponesi un popolo straordinario. Senza avere mai avuto alcun contatto con l'Europa o il cattolicesimo, la loro cultura era talmente evoluta che valeva la pena descriverla nei resoconti che inviavano in Europa. Dei veri trattati sul loro patrimonio culturale e linguistico e sul loro complesso sistema politico. Questo è un aspetto molto importante. Era la prima volta, infatti, che gli europei consideravano degli asiatici al loro stesso livello e non secondo il solito rapporto di conquistatore e popolo sottomesso. Essi scrivono in modo differente dal nostro, cominciando dal sommo della pagina e scendendo verticalmente fino in basso. Ho chiesto a un giapponese perché i suoi compatrioti non scrivono come noi e gli ha risposto: «Perché non scrivete voi come noi? Vedete che la gente ha la testa in alto e i piedi in basso. Non è quindi naturale scrivere dall'alto in basso?» Durante gli oltre 30 anni trascorsi in Giappone, João Rodrigues impara a parlare così bene il giapponese da guadagnarsi il titolo di interprete. Il suo lavoro come missionario gli offre la possibilità di osservare tutte le classi in cui è suddivisa la società giapponese, dal daimyo di rango più elevato al più umile dei contadini. In tutto il regno, indipendentemente dalla classe di appartenenza, sia essa nobile o umile, tutti quanti hanno con sé un ventaglio. Chi deve tenere a mente qualcosa che riguarda i suoi affari o qualsiasi altra cosa, la scrive su questo oggetto. Qui tutti tengono in mano un ventaglio, lo aprono, lo sventolano, lo guardano. Nessuno esce mai di casa senza. João Rodrigues osserva però che anche i giapponesi sono affascinati dagli europei. Sono molto meravigliati dai nostri nasi grandi e lunghi, dalle barbe folte e dai capelli biondi o rossi, e ritengono queste caratteristiche dei difetti. I giapponesi chiamavano gli europei i barbari del sud, una definizione non troppo lusinghiera. Avevano abitudini completamente diverse. I giapponesi erano molto educati, mangiavano con le bacchette. All'epoca, invece, gli europei mangiavano usando solo un coltello e le mani. I giapponesi, o buona parte di essi, facevano il bagno ogni giorno, mentre ho paura che gli europei aspettassero mesi e mesi prima di fare un bagno. In un certo senso meritavano l'epiteto di barbari. Ai gesuiti non importa che cosa pensino di loro i giapponesi. Sono intenzionati a restare. Il nostro unico desiderio era predicare e proclamare la parola del Creatore. Anche se in tutto il paese ci fosse stato un solo giapponese cattolico, qualsiasi missionario avrebbe passato tutta la vita in Giappone per amore di quell'unica persona. Erano animati da un grande fervore e le condizioni in cui versava il paese favorivano la conversione al cattolicesimo. Quando avvengono massacri, rivoluzioni, lotte, battaglie e stragi, naturalmente si pensa di più all'aldilà. In poco più di 50 anni, i missionari fondano oltre 200 chiese cattoliche, soprattutto nel sud del paese, e convertono circa 250.000 giapponesi. Se un signore, un daimyo, decideva di convertirsi, influenzava anche i suoi sudditi, sui quali esercitava un potere assoluto. In un periodo di tempo relativamente breve, si registrarono moltissime conversioni. C'è però un aspetto da tenere in considerazione. Alcuni daimyo decidevano di convertirsi al cattolicesimo anche per convenienza. Sapevano infatti che dove andavano i missionari sarebbero andati anche i mercanti portoghesi. E questi ultimi offrivano affari molto vantaggiosi. Commercio e religione si intrecciano. Alcuni giapponesi fanno affari, mentre altri osservano il fenomeno con crescente preoccupazione, convinti che il cattolicesimo rappresenti una minaccia per il loro potere. Questi primi europei, mercanti e missionari, avviano un processo che avrà conseguenze inattese.
Sopportare un allenamento duro e senza fine. Restare lucidi anche di fronte a un grave pericolo. Affrontare la morte come un dato di fatto. Questi sono i principi dell'arte del Kendo, la via della spada. I maestri di spada insegnano ai giovani samurai l'arte del combattimento e i precetti del codice del samurai. Pur essendo un ostaggio, anche il giovane Ieyasu riceve questi insegnamenti. Quando una persona di una certa classe sociale era presa in ostaggio, veniva trattata molto bene e riceveva la stessa istruzione che avrebbe ricevuto a casa sua. La preparazione di Ieyasu fu probabilmente molto stoica, spartana, basata sulle tecniche militari e le arti marziali, i classici giapponesi e quelli cinesi. Si dice che pazienza e sopportazione siano state due costanti nella vita di Ieyasu. Il giovane ostaggio Ieyasu Tokugawa imparerà cosa vuol dire essere un samurai. Restate dritti, con il capo eretto. Non abbassatelo, non sollevatelo, né inclinatelo. Lo sguardo non deve vagare, ma fissare con intensità. L'addome ritratto, che non pesi sulle anche. Un leggendario maestro di spada, Musashi Miyamoto, affida la via del samurai a un libro che diventerà un classico, il libro dei Cinque Anelli. È una guida alla strategia, una filosofia che viene seguita ancora oggi in Giappone. Nelle arti marziali è regola che il portamento da tenersi in un incontro debba essere usato anche nella vita normale. Di conseguenza, il portamento che si tiene durante uno scontro è quello abituale di tutti i giorni. A 15 anni, Ieyasu entra nell'età adulta e ha diritto di portare le due spade da samurai. La spada era il simbolo della classe dei samurai. Solo i samurai erano autorizzati ad avere due spade, una più lunga e una più corta. Con le due spade, i samurai comandavano sui contadini e sui mercanti. Si era samurai solo per nascita ed era una grossa responsabilità. Tra i suoi doveri c'era quello di portare sempre con sé la spada, da usare per fare giustizia. Se qualcuno si comportava male, questi doveva ucciderlo. Nessun samurai sarebbe mai andato in giro senza la propria spada. Se lo avesse fatto, sarebbe stato punito per negligenza. I samurai rappresentano meno del 10% della popolazione, ma danno l'impressione di essere molti di più. Anche i missionari ne parlano come se rappresentassero l'intera società. In casa come fuori portano sempre al fianco spada e pugnale. Quando vanno a dormire, attaccati li tengono al capezzale. E vaglia il vero, tra le nazioni da me vedute, nessuna ha in sì gran pregio l'armi quanto la giapponese. Siccome sono di genio guerriero, così fra loro sempre c'è guerra viva. E quanto di forze uno è più poderoso, tanto più vasto è il suo stato. Non sono solo gli uomini a giurare di difendere questo ideale. Anche le donne samurai sono educate a proteggere la propria famiglia. Per quanto riguarda le figlie o le mogli dei samurai, il loro primo dovere era non dimenticare mai l'onore e l'orgoglio che la loro condizione comportava. In caso di pericolo dovevano essere pronte a togliersi la vita, piuttosto che essere disonorate e umiliate dal nemico. Il samurai protegge sempre la casa e la famiglia, ma la vera gloria si conquista sul campo di battaglia, difendendo il proprio signore dai nemici. Prima della battaglia, i samurai si vestono con cura.
I tessuti finemente ricamati e le pelli appaiono eleganti, quasi fragili, ma servono solo a celare le placche d'acciaio della corazza legate tra loro. L'aspetto curato del guerriero nasconde un'interiorità impenetrabile, simile all'armatura che lo ricopre. Secondo un'etica tramandata negli scritti dei samurai, un guerriero deve essere pronto ad affrontare con onore la vita e la morte. Ogni mattina il samurai si lava con acqua fredda e passa incenso profumato sui capelli e sulla sommità rasata del capo per rendersi presentabile. È pronto a morire in battaglia in qualsiasi momento. Spesso i fiori di ciliegio sono paragonati al samurai. Sono molto belli da vedere, come il guerriero avvolto nella sua armatura lucente, ma è sufficiente un violento temporale per far cadere a terra tutti i petali, come il guerriero in battaglia. Un samurai non deve solo uccidere, ma anche sapere come e quando morire. Il samurai doveva dare prova di controllo di sé sul campo di battaglia, soprattutto negli ultimi istanti di vita. Doveva controllare il proprio corpo e il proprio destino, poiché in questo modo dimostrava di possedere forza interiore. In quegli ultimi attimi di vita, doveva mettere in scena la propria morte. Seppuku o Harakiri è il rituale del suicidio praticato dai samurai. Ogni samurai portava due spade legate al fianco, una lunga e una più corta. Quella più corta serviva per il taglio del ventre. Perché mai un samurai avrebbe dovuto tagliarsi il ventre? I giapponesi, e i samurai in particolare, credevano che l'anima si trovasse lì e che il taglio del ventre avrebbe rivelato se il loro cuore era puro o impuro. Il rituale suicida del seppuku, che prevede anche la scrittura del proprio poema funebre e si conclude con il colpo finale, garantisce una morte onorevole. João Rodrigues racconta di un uomo che si è tolto la vita seguendo il rituale del seppuku. Il samurai, con indosso il tradizionale kimono bianco, sale con solennità e grande dignità su una pedana rialzata. Poi si è rivolto a chi lo guardava, dicendo ad alta voce di osservarlo attentamente mentre si tagliava il ventre. Si è seduto e lentamente e con molta calma ha scritto il suo testamento, chiedendo al proprio signore di proteggere il figlio e la famiglia perché lui stava per togliersi la vita per difendere il proprio onore. Ha salutato e poi, davanti a tutti, senza alcun timore, si è tagliato il ventre ed è morto. È un fatto che accade spesso. Tutto segue un ritmo ben determinato. Per conoscere quello della strategia ci vuole molta applicazione. Tutta la vita di un samurai è soggetta alle leggi dell'armonia, con i suoi tempi e le sue cadenze, quando agisce bene e vince, o quando sbaglia e perde. Questi sono i principi su cui si fonda la vita del guerriero samurai. Architettare con pazienza la propria strategia diventerà l'arma più potente di Ieyasu Tokugawa. Anche se ormai ha 18 anni, una moglie e due figli, è ancora ostaggio del sovrano Daimyo. Con il passare del tempo, Ieyasu affina la propria abilità come guerriero, combattendo al fianco del suo Daimyo.
Quando questi cade in battaglia, Ieyasu è finalmente libero di decidere del proprio destino. Ieyasu si è trovato nella posizione di dover decidere se rimanere o meno con la famiglia che lo aveva tenuto come ostaggio. Non aveva mai accantonato il desiderio di tornare al proprio castello, di riconquistare ed espandere il territorio appartenuto alla famiglia del padre e di ritornare dai propri servi fedeli che lo stavano aspettando. Ieyasu decide di rivendicare il titolo di Daimyo indipendente. Fa ritorno al feudo della sua famiglia. Può finalmente combattere come meglio crede e per la sua gente. Ho combattuto contro i miei nemici solo per vendicarmi degli avversari di mio padre. Perché ero convinto che fosse giusto aiutare la gente e portare la pace. Gli anni di prigionia hanno affinato la sua disciplina. Ora Ieyasu può studiare con cura la sua strategia sulla base dei precetti samurai che ha imparato. Con un'abile mossa si allea con Nobunaga Oda, l'uomo che ha ucciso il suo signore. Nobunaga, temuto e spietato, è diventato il feudatario più potente di tutto il Giappone. Il missionario João Rodrigues racconta la campagna di Nobunaga per l'unificazione del paese. Nobunaga è stato il primo ad aprire un varco nella selva intricata di guerra e discordia che soffocava il Giappone. Ha sottomesso circa metà del paese e il timore che incuteva ha reso l'altra metà pronta a obbedire a ogni suo ordine. Nella battaglia di Nagashino dispiega 3.000 fanti armati su tre file. I fucilieri di Nobunaga rispondono con il fuoco all'attacco di 10.000 guerrieri nemici, decimando l'esercito avversario. Le innovazioni introdotte da Nobunaga nell'uso delle armi da fuoco trasformarono completamente il modo di combattere dei samurai. Prima i samurai stavano uno di fronte all'altro sul campo di battaglia e si presentavano gridando il proprio nome e le proprie origini. A volte uno di loro si faceva largo e davanti alle truppe sfidava un avversario a farsi avanti. Era un comportamento molto virile, dettato dall'ideale del coraggio. Con l'avvento delle armi da fuoco, invece, schiere di samurai senza volto sparavano contro altre schiere di samurai senza volto. Il potere di Nobunaga continua a crescere fino a quando, una notte di sorpresa, è tradito proprio da coloro in cui ha riposto la sua fiducia. Un missionario si trova lì vicino. Mentre indossavo i paramenti sacri per celebrare la messa del mattino, sono arrivati alcuni fedeli chiedendomi di aspettare perché c'era del trambusto di fronte al palazzo. All'improvviso abbiamo sentito sparare colpi di moschetto e abbiamo visto le fiamme salire al cielo. Non erano solo tafferugli, i suoi generali lo avevano tradito. Alcuni hanno detto che si era tagliato il ventre, altri che aveva dato fuoco al palazzo ed era morto tra le fiamme. L'unica certezza, tuttavia, era che di quell'uomo che spaventava con la sua voce, il cui solo nome faceva tremare tutti, non era rimasto neanche un capello. Rimanevano solo polvere e cenere. Mentre l'incendio divampa a palazzo, Hideyoshi Toyotomi, fedele generale di Nobunaga, approfitta del momento. Hideyoshi entrò subito in azione, uccidendo gli assassini del suo signore.
Così si guadagnò il diritto di rivendicare il controllo della vasta coalizione militare guidata da Nobunaga. Ieyasu osserva da lontano. Obbedirà a Hideyoshi o è arrivato per lui il momento di combattere per assumere il comando? Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu Tokugawa. Tre uomini che saranno ricordati per aver messo fine alle sanguinose guerre civili. Passeranno alla storia per aver unificato il paese. C'è un racconto giapponese che descrive molto bene il carattere di questi tre personaggi. Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu stanno osservando un cuculo e aspettano che canti. Ma il cuculo non canta. Allora Nobunaga dice: "Piccolo cuculo, se non canti ti ucciderò". Hideyoshi dice: "Piccolo cuculo, se non canti ti farò cantare io". Per ultimo Ieyasu: "Piccolo cuculo, se non canti aspetterò che tu lo faccia". Ieyasu era infatti un paziente stratega. Sapeva aspettare finché le cose non andavano come lui voleva e poi agiva. Dopo la morte di Nobunaga, Ieyasu e Hideyoshi si affrontano in un paziente gioco di strategie, cercando ognuno di superare l'altro in astuzia. Ieyasu era un condottiero coraggioso, che sul campo di battaglia non esitava mai. Pur essendo coraggioso, sapeva essere anche molto prudente. Un celebre racconto narra che Ieyasu, esperto cavaliere, un giorno si trovò a dover attraversare con le sue truppe un ponte molto stretto sospeso su un torrente. Tutti volevano vedere come il grande Ieyasu avrebbe attraversato quel ponte così pericoloso in sella al suo cavallo. Ieyasu sorprese tutti. Scese da cavallo, prese le redini e guidò con attenzione il proprio destriero attraverso il ponte fino all'altra sponda. Questo racconto descrive molto bene quanto fosse prudente e credo che fu per questo che uscì vittorioso da tanti campi di battaglia. Mentre Ieyasu dà prova di autocontrollo e pianifica con cura la sua strategia, Hideyoshi agisce rapidamente con decisione. Hideyoshi ha origini umili. Figlio di un fante, riesce a raggiungere i ranghi più alti. Grazie alle sue capacità e all'alta considerazione che ha di se stesso, è noto come un eccellente generale. Quando mia madre mi concepì, ricevette un segno che si sarebbe compiuto un miracolo. La notte stessa in cui nacqui, la stanza venne inondata dalla luce del sole e si fece giorno. Secondo la profezia, il bimbo la cui nascita sarebbe stata annunciata da tali miracoli avrebbe raccolto successi straordinari nella vita. Io rappresento il compimento di quella profezia. Quando Hideyoshi assume il comando, Ieyasu è deciso a sfidarlo, ma capisce subito che trarrà molti più vantaggi alleandosi con lui invece di combatterlo. Hideyoshi ricompensa Ieyasu per la sua fedeltà affidandogli un vasto feudo. Gli ordina di stabilire il suo quartier generale nello sperduto villaggio di pescatori di Edo, quasi 500 km a est del castello di Hideyoshi a Osaka. Qualcuno potrebbe considerare offensivo un dono del genere, ma Ieyasu, proprio a Edo, il villaggio da cui nascerà la città di Tokyo, mette i suoi uomini al lavoro e fa costruire un'imponente fortezza di 5 piani. Nel frattempo, all'interno delle mura di Osaka, Hideyoshi cerca in tutti i modi di fortificare il suo castello. Castello che era già noto per essere la fortezza più inespugnabile dell'epoca e una delle più maestose.
L'edificio si trova in una posizione strategica. Infatti, Osaka è poco lontana da Kyoto, la sede del palazzo dell'imperatore. Da secoli, quello dell'imperatore è solo un titolo. Questi trascorre piacevolmente le sue giornate tra pettegolezzi di corte, esercizi di calligrafia e poesia. Al tempo di Ieyasu, la corte imperiale non aveva un vero potere. Tuttavia, solo l'imperatore poteva conferire il titolo di shogun e quindi rivestiva la funzione simbolica di arbitro supremo. Per questa ragione, i signori feudali miravano a Kyoto. Desideravano che l'imperatore riconoscesse loro di essere i più forti sul campo di battaglia per essere nominati shogun. Hideyoshi cerca di ingraziarsi il favore dell'imperatore invitandolo a spettacoli musicali e di teatro no. L'imperatore però non concede a questo guerriero di umili origini il titolo di shogun. Ieyasu non ha mai rinunciato al suo sogno di potere. Per questo non si limita a offrire all'imperatore degli inviti, ma organizza il matrimonio tra il figlio dell'imperatore e una delle sue nipoti. In Giappone i signori erano soliti consolidare le alleanze attraverso i legami familiari, facendo cioè sposare i propri figli. Ieyasu aveva moltissimi figli da utilizzare a questo scopo. Poteva sistemarli in modo che potessero sostenerlo nella sua ascesa al potere, o poteva farli diventare comandanti militari, dei signori feudali minori su cui fare affidamento in caso di necessità. Al contrario di Ieyasu, Hideyoshi non è riuscito ad avere un erede maschio. Decide allora di adottare un nipote e di educarlo affinché diventi il suo successore. Finalmente, all'età di 60 anni, Hideyoshi ha un figlio maschio che chiama Hideyori e che diventerà la sua unica ragione di vita. D'ora in poi, la sua sola preoccupazione sarà quella di garantire la sicurezza e la sopravvivenza del figlio. Non ho parole per descrivere il tedio che provo quando Hideyori non è con me. È come se fossi il guardiano di una casa disabitata. Non mi stanco di ripetere e ordinare che facciano tutti attenzione affinché non scoppino incendi. Ogni notte dispongo che qualcuno controlli le stanze due o tre volte. Più l'ossessione di Hideyoshi per il figlio naturale cresce, più il figlio adottivo, ormai adulto, è realmente in pericolo. Negli ultimi anni di vita Hideyoshi iniziò ad agire in modo sempre più imprevedibile, diventando sempre più crudele, per non dire sadico. Quando ebbe finalmente un erede maschio, ordinò all'uomo ormai adulto che aveva designato come suo successore di suicidarsi. Hideyoshi ordina poi che l'intera famiglia del figlio adottivo sia messa a morte. Un missionario racconta: 31 dame e gentildonne erano con i bambini del figlio adottivo di Hideyoshi, il più grande dei quali non aveva più di 5 anni. Sono stati trascinati su carri per le strade in modo che tutti potessero vederli. I loro corpi sono stati gettati in una fossa sulla quale è stata costruita una piccola cappella che racchiudeva una lapide che riportava la scritta «Tomba dei traditori». Ben presto, la salute di Hideyoshi inizia ad abbandonarlo. Nel suo poema funebre scrive: «Ah, come la rugiada io cado, e come la rugiada svanisco. Persino la fortezza di Osaka è un sogno nel sogno». Hideyoshi convoca al suo capezzale Ieyasu e quattro tra i daimyo più potenti e li nomina tutori legali del figlio di 5 anni, suo successore e futuro shogun del Giappone. Ieyasu giura di proteggere il ragazzo a costo della sua stessa vita. Una promessa che però si rivelerà molto difficile da mantenere. Si dice che la guerra sia una maledizione, che vi si debba fare ricorso quando non c'è altra soluzione. Tuttavia, non si deve dimenticare che anche in tempo di pace ci possono essere disordini.
Ieyasu è allerta. Sa che i daimyo che temono la sua ascesa tramano contro di lui. Ieyasu ha ormai esteso il proprio dominio su buona parte del Giappone. È determinato a mantenere i propri possedimenti e a estendere la base del suo potere. Uno dei soprannomi di Ieyasu era Vecchio Tasso e descriveva molto bene la sua astuzia e la sua pazienza. Infatti, ha atteso la morte di Hideyoshi per assumere una chiara posizione di vantaggio e fare la sua mossa, arrivando a ricoprire la carica militare più alta in Giappone. Ieyasu mobilita le sue truppe e invia un reparto al castello di Ogaki, dove si stanno radunando i suoi nemici. Quando scoppia la battaglia, le donne e i bambini fuggono per mettersi in salvo. Ieyasu ha inviato molti soldati per assediare il castello e hanno combattuto giorno e notte. Una delle ragazze che vive al castello racconterà poi alla famiglia la terribile esperienza. Madri, concubine e figlie si erano rifugiate tutte nella torre. Regnava il panico. Un proiettile colpì mio fratello più piccolo, uccidendolo all'istante. Assistere alla sua morte è stato crudele, terribilmente crudele. Pensavamo di essere a un passo dalla morte. Provavamo solo paura e orrore. Mentre la battaglia continua, le teste dei guerrieri uccisi vengono portate al castello e preparate per il rituale della presentazione al vincitore. Si crede infatti che anche da morto un samurai debba avere l'aspetto di un avversario degno di rispetto. Coloro che erano nel castello lavarono le teste dei defunti e applicarono sui volti un po' di trucco. Dovevano dimostrare che i guerrieri uccisi erano persone importanti. Questa non era che una piccolissima parte del rituale che seguivano, che a noi uomini e donne moderni può apparire inconcepibile. Portarono tutte le teste delle persone uccise all'interno della torre. Non eravamo affatto spaventate dalla loro presenza e dormivamo nell'odore nauseabondo di quelle teste. Dopo aver vinto la battaglia al castello di Ogaki, le truppe di Ieyasu si lanciano all'inseguimento dei daimyo ribelli e dei loro eserciti. Gli schieramenti si affrontano in una stretta valle a ovest del villaggio di Sekigahara. Una battaglia destinata a cambiare per sempre le sorti del Giappone. Ieyasu stabilisce il proprio quartier generale in cima a una collina che sovrasta la valle e attende per tutta la notte l'arrivo del resto dell'esercito. All'alba, il medico di Ieyasu annota frettolosamente nel suo diario. Leggera pioggia, nebbia fitta nella valle. Non si vede nulla. Ho scorto a malapena gli stendardi nemici. In sella al suo cavallo, il mio signore Ieyasu ha calcolato la loro posizione. La distanza stimata è di circa 4 chilometri. Ieyasu è in inferiorità numerica. Può contare solo su 50.000 uomini contro gli 80.000 dei suoi nemici. Attende ancora l'arrivo del figlio con i rinforzi. Ma alle 8 del mattino la nebbia si alza all'improvviso e i due eserciti si ritrovano faccia a faccia a pochissima distanza. Ieyasu non può più aspettare. Raduna le truppe e, così narra la leggenda, incita i suoi uomini all'attacco usando il suo famoso grido di battaglia. Ci sono solo due modi per tornare da un campo di battaglia: con la testa di un nemico o senza la propria. Ieyasu osserva le sue truppe andare incontro a un destino a prima vista segnato. All'improvviso il vento cambia.
Tra le fila nemiche, diversi daimyo con i loro eserciti passano dalla parte di Ieyasu, convinti che il vincitore sarà lui. Alle 2 del pomeriggio, le truppe di Ieyasu possono già festeggiare la vittoria contro i ribelli. La vittoria di Tokugawa a Sekigahara segnò la fine del periodo detto degli stati combattenti e l'inizio di una nuova era. In questo sta l'importanza della battaglia di Sekigahara. In segno di riconoscimento del potere acquisito, l'imperatore conferisce a Ieyasu il titolo di Shogun, il grande generale che sottomette i barbari. Ieyasu Tokugawa ha ora potere decisionale su tutte le questioni militari che riguardano il Giappone. Non ha più rivali, ma il pensiero di Hideyori, il giovane figlio di Hideyoshi, che intanto cresce nel castello di Osaka, non lo abbandona. Ieyasu ha giurato di proteggere a costo della sua vita il ragazzo che un giorno potrebbe reclamare il proprio diritto su tutto ciò che lui ha conquistato. Hideyori è ormai quasi un uomo. Un daimyo commenta: anche se si tratta dell'erede di Hideyoshi, Ieyasu non gli permetterà mai di governare il Giappone. Prima o poi qualcuno in cerca di gloria ordirà una rivolta in suo nome, e anche se Hideyori sarà all'oscuro di tutto, la colpa ricadrà su di lui, che verrà costretto a suicidarsi con grande dolore per lo spirito di Hideyoshi. Il clan Tokugawa non governava il Giappone per diritto divino, ma semplicemente perché era il clan più potente, il più ricco, perché aveva dalla sua la maggior parte dei soldati. C'erano molti altri daimyo potenti, soprattutto quelli cristiani a ovest. Se si fossero accordati e coalizzati contro i Tokugawa, in nome di un credo o di un movimento politico qualsiasi, sarebbero diventati molto pericolosi. Ieyasu Tokugawa non tollera alcun dissenso ed espelle dal paese molti dei missionari stranieri, compreso João Rodriguez. Ieyasu voleva fare piazza pulita di tutte le influenze straniere, perché confondevano solo le acque e rendevano tutto più complicato. Ordina anche la sospensione di ogni attività associata al culto cristiano da parte dei giapponesi, ma questo non elimina l'unica vera minaccia al suo potere, il giovane Hideyori. Una volta che Hideyori fosse diventato adulto, Ieyasu non avrebbe più potuto ignorarlo. La sua stessa esistenza rappresentava una minaccia. Era il legittimo erede di Hideyoshi. E Ieyasu avrebbe dovuto garantirgli il proprio sostegno fino a che non fosse diventato adulto. Rappresentava un reale pericolo per la legittimità stessa dello shogunato Tokugawa. Ieyasu giunge a una conclusione inevitabile. Non può più onorare la promessa di proteggere il figlio fatta a un alleato ormai morto. Decide ancora una volta di scendere sul campo di battaglia. La resa dei conti era inevitabile. Con migliaia di samurai, guerrieri spietati e pronti a tutto. Erano rimasti fedeli alla famiglia di Hideyoshi e di conseguenza al figlio. Si radunarono nel castello di Osaka, un castello davvero molto solido, tanto da essere considerato inespugnabile. Nell'inverno del 1614, Ieyasu accusa Hideyori di essere un sovversivo e ordina alle sue truppe di marciare alla volta della fortezza di Osaka. Circa 100.000 fedeli sostenitori si stringono intorno a Hideyori. Ieyasu risponde con un piano subdolo. Manda una donna samurai dalla madre di Hideyori per negoziare la resa.
Ieyasu offre un riparo sicuro per la guarnigione di Hideyori se lui, in cambio, accetta di non fomentare altre rivolte contro il potere dei Tokugawa. A riprova dell'onestà delle sue intenzioni, Ieyasu sottoscrive la promessa con il sangue. La madre convince Hideyori ad accettare l'offerta. Il piano di Ieyasu ha funzionato. Cessate le ostilità, Ieyasu iniziò a riempire i profondi fossati del castello di Osaka. Gli abitanti del castello protestarono con forza perché non faceva parte dell'accordo, ma a Ieyasu questo non importava. Continuarono a riempire i fossati e, una volta fatto, le truppe di Ieyasu attaccarono la fortezza. Fu un autentico massacro. Migliaia di soldati sconfitti, donne e bambini, fuggono dal castello. Un mercante europeo riporta l'avvenimento nel suo diario. Oggi c'è giunta notizia che Ieyasu ha conquistato la fortezza di Osaka e ha sconfitto le forze di Hideyori. Dicono che siano morte circa 100.000 persone. E che a ciascun corpo sia stata tagliata la testa. L'esercito di Ieyasu dà fuoco al castello. Circondato dalle fiamme, Hideyori rifiuta di arrendersi e non ha alternativa se non commettere seppuku. L'uccisione di Hideyori, però, costituiva un grosso problema per Ieyasu, perché aveva promesso di proteggerlo. La sua strategia fu dura e senza scrupoli, ma il suo unico obiettivo era creare una dinastia in grado di durare negli anni. Abbiamo motivo di credere che Ieyasu fosse davvero pentito di avere ucciso il figlio di quello che era stato il suo signore. E che come gesto di espiazione abbia scritto il nome di Buddha su rotoli di pergamena per 10.000 volte. Ieyasu Tokugawa dunque spazza via le ultime minacce al suo potere, o almeno così sembra. Eppure non controlla ancora tutto. Ci sono i mercanti occidentali che lui reputa importanti, ma di cui non si fida, e i cristiani che considera una minaccia. Ieyasu Tokugawa ha senz'altro vinto questa battaglia, ma il conflitto che deciderà le sorti del paese è solo all'inizio.